Risa, la notte, Radio Italia, solo musica italiana vi ha fatto commuovere questa canzone così brava, Risa, che è molto probabile. Bene, io farò di più, ma non lo farò da sola e lo farò perché sarò accompagnata da tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana, che hanno voglia di cantare, ma hanno un piccolo, piccolissimo, inesistente problemino, e cioè sono stonati. Ogni settimana, solo una volta alla settimana, il martedì, le lezioni di canto con Sì, tu Patrick! parli sempre al plurale per denunciare i tuoi problemi che sono importanti, perché qui non si cresce, Paoletta. Ma tu non sai quanti hanno il mio problema. Teoria, Sì? Paoletta, che cos'è un giro di accordi? Oggi parliamo di questo. Tu lo sai cos'è un giro di accordi, Paoletta? Allora, amici, io lo so perfettamente. Il giro d'accordi è quello che io ho fatto, ad esempio, con Paola, la mia amica, la mia vicina, che ha deciso di tirarmi in mezzo per un corso di decorazioni di torte. Sì. Allora, avevamo bisogno perlomeno di 5-6 ragazze per fare questo corso durante la settimana. Lei ha chiamato me, io ho chiamato un'altra, ci Sì. siamo messe d'accordo, abbiamo fatto un giro di Di accordi accordi, sì. e l'8 maggio faremo questo corso di decorazione di torte anche durante la settimana. Capisci? Questo è il giro Sì. Questa è la d'accordi. parte più imbarazzante, ovviamente, di questo momento. Prima del canto, il giro di accordi è una sequenza progressiva di armonie che si susseguono secondo uno schema predefinito in una canzone. Che Paoletta, non va noia, bene, non studi. fammi cantare, Allora, Patrick! una canzone simbolo che usa un giro d'accordi molto noto è Ti amo di Umberto Tozzi. Sei sicuro? Quello è difficile, Patrick. Allora, oggi ti cimenti, dai, veloci, Viene andiamo meno veloci, che tutta la siamo mia già. sicurezza. Dai, un Vai. attimo, l'accordo su, dai, veloci, indolore, la cosa, dai. Vai, vai, vai. Ti amo, io sono ti amo, in fondo un Stupendo. uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma Anche noi è parecchio, eh? ti odio e ti amo, è una farfalla che Ma muore così? sbattendo le ali, Sì. l'amore che a letto Ma si facciamoci delle domande su questa farfalla. fa, rendimi l'altra metà, oggi Perché? ritorno da lei, 1º maggio, su coraggio io ti Mamma amo mia. Anche noi chiediamo perdono a tutti gli ascoltatori. ricatichi, Applauso e sono. chiudiamola perché è veramente Apri imbarazzante. la porta, un guerriero di carta igienica Una e. causa persa. Ah!